Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Super Mario 3D Land. Siamo al mondo 4 e dovremo affrontare il difficile livello del boss. Facciamo un buon augurio al signor Lorenzo che giocherà. Ok, forza, si concentri signor Lorenzo. Ok, come vedete questo livello è molto difficile. Infatti siamo già morti come dei bei pesciaroli. Ovviamente abbiamo fatto un bel rifornimento di scorte. Ok. Perfetto. Stiamo attenti, l'importante è ricordarsi dove si rigenerano le piattaforme. Perfetto. Ok. Oh, abbiamo toccato una parte di terra. E prendiamo una bella foglia tanuki. Attenti a questi bei rulli. Ok. Siamo scesi. Oh, c'è un'altra bella moneta. Attenzione perché c'è un certo... C'è il del tempo. Mi sembra sia un pezzo a tempo, no. Ecco, ci ha appena calpestato la talpa. Oplala! Oh, mamma mia, i brividi! Ok. Forza, come on, let's go! Dove sta andando? Oh, mamma mia! Oplala! E vuh! Noto che il signor Lorenzo si è allenato in questo periodo. È un pochino più forte. Ok, prendiamo la nostra bella foglia tanuki e andiamo giù per il tubo. Chi ci starà aspettando? Guardate che carina. Forse è la ragazza di Bowser Jr. O è la prozia. Ok, un colpo di coda. Attenzione! Oh mamma mia. Ma non... No! Oh mamma mia, stiamo attenti. Signor Lorenzo, stia attento! Perfetto. Mi sembra altri due colpi ed è caputta la signorina. Voi giratevi girate sempre intorno alla piattaforma centrale. È il modo più sicuro. Wow! Incredibile! Abbiamo sconfitto anche questo boss. E giù per il tubo di nuovo. Ce l'abbiamo fatta. Perfetto. Proprio a noi le monete ci fanno schifo, vero? Passiamo lì a fianco. E oplala! E abbiamo completato anche questo mondo. Woo! Vai Mario! Perfetto! No, 6 monete e vincevamo un'app. Ok, abbiamo fatto anche il mondo 4. Perfetto. Oh, chissà che cartolina ci avrà mandato la principessa Peach. Vediamo un po'. Oplà. Oh mamma. Non la invidiamo di certo, vero? Ok, continuiamo verso il mondo 5. Ok. Iniziamo subito con il primo livello. È un mondo dove prevale la roccia. O almeno penso. E guardate un po'! È la nuova trasformazione di Mario. Cioè, è una trasformazione che di solito nei giochi di Mario non c'è. Mario Boomerang. Che bello. Ok, qui ci sta un bello spazietto e giù per il tubo di nuovo. Ok. Oplala. Prendiamo tutte le monete. Ok. Ok, vedete lì la moneta, basta rimbalzare sul muro e la prendiamo. Come vedete stiamo accontentando le vostre idee di prendere tutte le monete. Ok. Ok. Potevano darci una bella foglia di tanuki. A lei gli fa schifo, vero, signor Lorenzo? Ok, va bene. Riprendiamolo. Riproviamo. Secondo me deve andare sempre di corsa, fare un salto tutto d'un pezzo. Non era questo quello che intendevo, però. Attenti! Oh mamma mia!
Ok, ce l'abbiamo fatta. Oh mamma mia, che cos'è che ci insegue? Una porta? Che cosa? Oh, siamo arrivati a metà livello. Forza di corsa. Oh mamma mia. Ok, per fortuna abbiamo ripreso il potenziamento. State attento a non sprecarlo. Vabbè, è molto facile evitare queste palle per ora. Poi il numero mi sa che crescerà, o qualcosa del genere. Ok, addio dinosauro. Perfetto. Oh mamma mia, la situazione sta diventando alquanto critica. Oh, è facile prendere queste monete. Con le palle no di certo però. Oh, ce l'abbiamo fatta. E vinciamo un'altra trasformazione. Una bella moneta, guardate. Oh mamma mia. Stia attento signor Lorenzo. Per l'amor del cielo. Ecco, proprio stiamo messi benissimo. Ma il signor Lorenzo, noto che ha evitato ogni palla eccetto questa. Oh no. State attenti che le palle possono rimbalzare tra di loro e si creano degli effetti alquanto distruttivi. Scappate! Sciocchi! Perfetto. Oh, prendiamo il cannone. Vediamo un po' dove mirare. Ah, proprio sopra, sopra, sopra! E vuh! E abbiamo vinto anche un bel 1-up! Ok, livello completato. Perfetto, è andato molto bene questo livello. E allora ragazzi, per questa puntata di Super Mario 3D Land è tutto. Ci vedremo in una prossima puntata.